rompono tutto. Anche i muri, va, anche i tetti stanno rompendo. Sigaretta o non so russo? Sigaretta. Esplode quasi per caso quella che è stata già ribattezzata la rivolta dei bambini, dei minori ospitati da settimane nella casa della fraternità messa a disposizione dalla Caritas. Rompono porte, finestre, vediamo vetri volare ovunque, si sentono rumori di calcinacci. I ragazzi si barricano dietro il cancello, i mediatori culturali cercano di farli desistere, avvertono che stanno arrivando i carabinieri e che finirà male, ma non se ne parla. Ma no, no. Ora che danno di poi danno fuoco ai materassini di gomma piuma che da quando sono arrivati rappresentano i loro letti. Quando si alzano le fiamme vengono fatti uscire tutti. Uno si sente male, crolla sull'asfalto. Gli altri si riversano per strada, fronteggiano i carabinieri che intanto hanno tirato fuori caschi e manganelli. I minori cominciano a tirare pietre che si infrangono sugli scudi. No, 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 no. Via, 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 via. نسكت وخرتيني وخرتيني لي وخرتيني انت تصور. Ci minacciano, ci mettono le mani addosso, siamo costretti ad allontanarci. Poliziotti e mediatori riescono a calmarli dopo diversi minuti, a farli sedere per terra. Poi alcuni si avvicinano e ci spiegano il perché di questa protesta. Sicilia, Sicilia. Vogliono partire, hanno visto alcuni ragazzi salire oggi sul traghetto e loro si chiedono perché siamo ancora qua. Buongiorno, Dusno. Non c'è cibo, non ci sono docce, questo ci dicono mentre urlano Allah è grande. Allah Akbar.